Ciao ragazze, bentornate a tutte sul mio canale per un nuovo video. Scusate la mia face, ma ovviamente quando sto a casa sto molto rilassata, senza trucco, insomma. Allora, oggi vi faccio appunto la prima parte, insomma, del video haul, ma prima vi faccio Ma prima vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanella e ad andare giù nell'info box, dove troverete sempre tutte le info per quanto riguarda i miei social e insomma, se mi volete seguire anche su Instagram e TikTok, insomma, mi fa sempre piacere. Giù trovate come sempre tutti i link e non solo. Per l'appunto, allora, nuova inquadratura, siamo nella stanza dei computer, come la chiamo io, perché abbiamo sia la postazione mia nuova, come vedete lì di fronte, dove appunto io sono con il computer e ci lavoro, insomma, e per i video e quant'altro, e poi vabbè. C'è anche la postazione di lavoro di mio figlio, perché mio figlio lavora da casa. Allora, e quindi questa, diciamo che è stato uno degli acquisti del periodo ed è una nuova scrivania dell'IKEA, come presi quella della postazione di Nail Art, che già vi feci vedere un po' di tempo fa, quando appunto la comprai e tutto quanto. Se la volete vedere, insomma, anche tutta organizzata, anche se col tempo molte cose sono cambiate, le cose sono finite, che però diciamo che sto ricomprando solo cose che effettivamente mi occorrono, perché ho tantissimi colori, poi certi vanno anche a male, non scrivono più bene, insomma, quindi evito di comprare altri colori, insomma. E quindi quella è stata la mia posizione, è la mia postazione dove lavoro per i video e insomma per quello che mi serve. Poi vi faccio vedere. Poi andando avanti, volevo trovare il calendario dell'avvento di Douglas, quello grande, come l'ho preso anche l'anno scorso. Dopo essermi poi decisa, andai al Campania, centro commerciale Campania, però non lo trovai, perché doveva ancora arrivare, insomma. Così pensai, dissi, chissà se lo potrei trovare al punto vendita, che è al centro commerciale Vulcano Buono. Così telefonai, perché io lo trovai là l'anno scorso, prima diciamo, di girare qualche altro negozio. Mi sono detta, vediamo se per caso lo posso trovare lì. E così è stato, eccolo qua, l'ho trovato. E ora ve lo faccio vedere. Poi, come anche l'altro, quello delle Yankee Candle, lo apriamo poi ovviamente a dicembre. Questo è quello, per l'appunto, quello grande, molto molto bello. Questo è quello che più mi piace, perché ci sono prodotti che non ho mai provato e poi ci sono i brand che io amo. Si apre come quello dell'anno scorso, lo faccio vedere aperto. E come l'anno scorso lo apriamo sia su TikTok che su Instagram, ed è fatto così. Ha un profumo meraviglioso, troppo troppo bello, con questi alberi di Natale, meraviglioso, lo amo. Devo dire che il commesso è stato molto gentile e mi ha fatto alcuni omaggini. Allora, in primis, questa borsettina di Giorgio Armani, che effettivamente sono una pochette nella pochette, praticamente, perché è fatta così, a sacchetto, sacchetto nel sacchetto, e poi dentro c'è questo sacchetto qua.
con lo stemma di Giorgio Armani e dentro non c'è nulla, insomma, c'è il biglietto di Giorgio Armani e poi la borsetta, insomma, per l'umidità. Ed è veramente molto molto utile e carino. E poi ci sono altri tre prodottini in full size, o meglio due in full size e una mini. Allora, mi ha dato questo prodotto della Smashbox ed è una matita labbra colorazione Fair Metal Rose, questa qua. Ora la svocciamo insieme perché io ancora la devo svocciare, volevo fare appunto il video prima. Si presenta così e questo è il colore, vediamo, devo dire che è molto chiara, poi è un bel rosa nude, poi vediamo sulle labbra come si presenta, perché comunque cambia sulle labbra, non abbiamo lo stesso colore, insomma, di dove svuociamo i prodotti, quindi. E poi c'era questo prodotto di Estée Lauder e quando l'ho visto non pensavo che fosse una cosa del genere, ed è un pennello doppio, veramente molto molto bello, fatto appunto per il viso, da un lato per stendere magari il fondotinta o comunque il correttore e dall'altro lato invece una spugnetta. Sì, riesco ad aprire. Ed è appunto un pennello di Estée Lauder fatto in questo modo qua, doppio con la spugnetta e poi questo per magari o il correttore o il fondotinta, ma io di solito con questo ci stendo bene il correttore e questo, volendo anche con questo, vediamo, insomma, comunque sempre utile, bello proprio. E per finire omaggino anche per mio marito ed è il campioncino, una mini taglia se vogliamo, del profumo di Dior, questo qua Sauvage, che tra l'altro è uno dei profumi che io adoro, che lui già ebbe nello stesso formato e lo finì, e vabbè, troppo bello, ed è proprio a, diciamo, da collezione, bello bello bello. Mi è arrivato un pacco da Notino, perché ho fatto un ordine su Notino perché ci sono ultimamente sempre delle scontistiche dove ti danno anche la possibilità di richiedere anche dei bei campioni e dato che è stato il mio onomastico, per l'appunto mio marito e mio figlio mi hanno regalato anche i fiorellini e poi mi hanno regalato dei soldi e io mi sono presa un articolo, anzi poi mi sono presa anche altre cosucce che volevo provare e ora vi faccio vedere cosa mi hanno regalato loro. Aspettiamo. Ok, allora, imballaggio, bello, devo dire, loro fanno veramente degli ottimi imballaggi. Ah,
Allora. Pieno di imballaggio. Allora, ed ecco cosa ho preso con il regalo che mi hanno fatto loro. Il terzo ed ultimo calendario dell'avvento per quanto riguarda quest'anno. Faccio vedere quale, ma anche penso che già avete capito. Diciamo che ero un po' insicura di quale voler prendere, alla fine ho deciso per lui. Di Makeup Revolution, anche l'anno scorso l'ho preso. In effetti ho preso gli stessi calendari che ho preso anche l'anno scorso, perché mi sono piaciuti tanto, e quindi anche questo, diciamo che vabbè, non voglio farvi vedere, spoilerare cosa c'è qui, ma ormai, voglio dire, i social sono pieni di questi calendari aperti, quindi anche di questo. E vabbè, comunque è molto molto bello. Lo vediamo dentro come si presenta. Ok. Aspettate. Altro scotch, eccoci qua, ce la faremo i nostri eroi. Ecco, eccolo qua, troppo bello dentro. Bello. E come vi dicevo, poi lo apriamo anche questo insieme agli altri due che vi ho fatto vedere a dicembre. Mi raccomando, se vi va, seguitemi su TikTok e Instagram. E anche questo era ben confezionato nel suo pluriball. E invece io poi ho comprato questo kit, che ora vi faccio vedere nel dettaglio, della linea Redken, che era scontato. Anche il calendario dell'avvento l'avevo trovato in offerta a 51 euro, quindi l'ho preso al volo, anche perché prima stava 58, poi l'avevano messo a 54, poi quando l'hanno sceso a 51 me lo sono preso. Comunque, ritornando a lui, ho preso questo kit di Redken. È un kit per i capelli, ne ho sentito parlare benissimo e quindi ho voluto provarlo. È un kit studiato per diciamo per la rottura dei capelli. Vi faccio vedere da cosa è, con che cosa c'è all'interno. Troviamo altra carta, shampoo e balsamo, entrambi. Sì, entrambi sono da 300 ml, hanno lo shampoo, no, anzi il conditioner, quindi il balsamo, ha il 4% di proteine, e invece lo shampoo ne ha 3. Quindi abbiamo shampoo e balsamo, e poi c'è l'anticrespo, sempre con proteine l'1%, questo è da 250 ml, quindi questa è la confezione da 3 prodotti, ed è praticamente un kit completo per quanto riguarda questa linea, che non vedo l'ora di provare, che proverò stasera stesso. E per completare tutta la linea ho preso anche la crema,
per lo styling. E poi ho preso lei, la crema, questa qua da 250 ml. Questa non solo è una crema per l'appunto per fa da anticrespo, ma va bene anche come protettore. Infatti arriva fino a 230 gradi, c'è anche scritto. E con l'acquisto di due prodotti di questo brand e con l'acquisto di due prodotti di questo brand davano la possibilità di scegliere dei prodotti e io ho scelto questi, sempre della stessa linea, però volevo provare quest'altro tipo. E sono da 50 ml, è un balsamo della linea Acidic Bonding concentrato, questo qua, che ne ho sentito parlare benissimo. Se non mi sbaglio lo mettono a paragone con quelli di Olaplex, se non mi sbaglio. E poi lo shampoo, questo è da 50 ml, anche se non sembra, comunque sempre della stessa linea. Comunque da provare. Io adoro questo genere di mini taglie perché così proviamo prodotti nuovi, insomma. Infatti, grazie ai campioncini, io poi mi feci mandare i prodotti, quelli della Kerastase, se vi ricordate, nell'ultimo spacchettamento di Notino. Comunque, questi sono stati gli acquisti per quanto riguarda Notino. Io vi lascio al seguito del video e vi mando un bacio. Ciao ragazze! Rieccomi ritornata con un altro spezzone per quanto riguarda gli acquisti del periodo. Sono ritornata con un spezzone di video per quanto riguarda gli acquisti. Adesso vi faccio vedere cosa ho acquistato. Sono stata da Primark perché ho visto delle cose sul sito e speravo di trovarle perché mi servivano. Allora, ho preso un giubbino nero corto, questo scende corto, poi vi faccio vedere la foto di come mi calza. Ho preso una L e l'ho pagato 20 euro, eccolo qua, e è veramente molto molto carino, porta anche il cappuccio e non è molto pesante, cosa che io prediligo. E insomma, questo è stato il primo, molto molto carino, speravo proprio di trovarlo sinceramente perché mi serve. Poi mi sono presa un pantalone di tuta nero, questo è fatto con la caviglia stretta, porta i laccetti, anche questo l'ho preso una L, 9 euro. Veramente molto caldo, devo dire, quando l'ho provato l'ho trovato molto caldo perché appunto è felpatino all'interno. Per casa va più che bene, insomma. Poi c'era la collezione di Paola e Echevarria, credo che si dica, questa qua, in collaborazione con Primark, e mi è subito piaciuto questa magliettina nera, che come vedete è tutta brilluccicosa, porta la manica lunga stretta e lo spacchetto vicino al polso, molto molto carina, devo dire. Vi metto sempre la foto in allegato. E questa è venuta a 17, ho preso una M che mi andava comunque un po' larghina sulle braccia, però diciamo che sul seno andava bene. Quindi questa qua che scende così, molto molto carina. Ed infine, come abbigliamento da Primark, ho preso questo golfino con il collo a tre quarti, diciamo, manica lunga. Ho preso una L, è venuto 10 euro ed è questo color
Bordeaux, che quest'anno si porta tantissimo e scende sempre così. Molto molto carino. Poi, sui social ho visto questo prodotto e mi ha incuriosito tanto e sto parlando di un cleanser, quindi un burro struccante, questo qua, perché è venuto 3,50 euro da 50 grammi. Lo proveremo, vediamo un attimo come sarà. Ultimi due cosini, ho preso un paio di polsini, questi qua, venuti 2 euro, e poi ho preso un altro di questi massaggiatori per il cuoio capelluto, che sono sempre utilissimi, e questo è venuto 3 euro, è fatto in questo modo qui, molto molto carino. Poi, continuando, sono stata da H&M e mi occorrevano dei pantaloni che in verità inizialmente li volevo prendere da Primark, ma non mi piacevano, insomma, e quindi mi sono fatta un giro perché avevo comunque visto dei modelli sul sito e volevo vedere se li trovavo in negozio e li ho trovati. Ne ho trovati più di uno. C'era un modello, diciamo, che aveva la riga sul davanti per tutta la gamba, ma sinceramente non mi piaceva. Alla fine ho visto questi, che erano proprio quelli che io cercavo, visti dal sito, e li ho presi, li ho trovati e li ho presi. E quindi uno è fatto così, ed è praticamente alto in vita e largo giù, diciamo a gamba larga. Vi faccio vedere comunque la foto. E di questo ho preso una L, pagato 15,99 euro. Molto molto bello, mi piace tantissimo e slancia tantissimo la figura. Mi è piaciuto tantissimo. E uguale l'ho preso anche Bordeaux, ovviamente, perché li uso tantissimo e poi mi piaceva molto. Poi il Bordeaux si porta tantissimo quest'anno e quindi l'ho preso anche Bordeaux. Stessa taglia, stesso prezzo, ovviamente. Infine, sono passata da Decathlon perché ho cambiato esercizi, ho cambiato la ragazza, insomma, prima seguivo Leslie Sansone, ma ho cambiato e quindi ho cambiato anche la misura dei pesi e quindi me li sono andati a prendere. E ho preso quelli da 2,5 kg, eccoli qua, per fare gli esercizi alle braccia. E poi mi sono presa la fascia, questa è quella intera. I pesetti sono venuti 12,50 euro, mi sembra, mentre la fascia, questa qua, per fare questo tipo di esercizio e non solo, tipo ecco questi, e questa qua invece è venuta 5 euro così, e questa è di 6 kg. Vediamo, io poi sinceramente il peso della fascia non ne capisco tanto, però c'era quella aperta per provare e mi sembrava giusta, insomma, nella media, perché io utilizzavo quella aperta, vi faccio vedere, perché io utilizzavo quella aperta, questa qua, praticamente aperta, però questa qua non c'è scritto quanto è dura, però penso sempre sul medium, credo, o addirittura quella proprio più leggera, ma non credo, perché io questa, quando mi mettevo a fare gli esercizi con le braccia, è abbastanza duretta. Comunque, avevo questa e l'ho cambiata per fare quell'altro tipo di esercizi, perché con questa non avrei potuto fare. E questo è quanto. Per il momento questi sono gli articoli che ho preso per questo tranche di video. Io prima i pesetti
Avevo quelli da 1,5 kg, però ormai le braccia pure comunque si sono abituate, se vogliamo, dopo molto tempo, insomma, che li utilizzo, e quindi sono andata un po' avanti con la quantità di peso, insomma. Vediamo per tonificare al meglio le braccia, perché comunque facendo la dieta, per evitare, insomma, quanto più possibile la pelle in eccesso, rassodiamo. E, tra l'altro, sono molto contenta perché stamattina mi sono pesata e sono scesa un altro chiletto. Quindi diciamo che la cosa si è sbloccata perché si era un po' bloccata ultimamente. E quindi ora sono ripresa a scendere, e quindi per evitare, insomma, troppa pelle in eccesso bisogna rassodare, e per rassodare bisogna faticare. Quindi questo è quanto, vi passo allo step successivo del video. Un bacio, ciao ragazzi. Ragazzi, mi è arrivato l'ordine di Avon, quindi ora vi faccio vedere cosa c'è dentro, lo inserisco in questo video per lo stesso motivo della volta passata. Allora, ragazzi, mi è arrivato Avon della campagna di ottobre. Ve lo inserisco in questo video perché comunque per lo stesso motivo, insomma, dell'altra volta. E quindi andiamo ad aprire e faccio vedere i prodotti. Questa volta ho preso più cose per me. E ora vediamo un attimo di cercare di aprire. Fortunatamente stavolta tutto a posto per quanto riguarda il corriere. Non è arrivato rotto. Quindi andiamo di cercare di aprire. C'è il solito bollettino con tutti i prodotti. Allora andiamo per ordine per quanto riguarda quelle cartacee. Allora, per quanto riguarda i prodotti cartacei, ho preso un po' di cataloghi nuovi per quanto riguarda novembre, che devo dire sono proprio belli. Questo lo hanno mandato loro, tra cui uno è mandato da loro. Poi c'è un po' di questi per Natale, quindi questi, insomma, tutti questi. E poi c'è Avon per te. Bello questo catalogo tutto colorato. E questo è la merce cartacea. Allora, vi faccio vedere in primis cosa mi hanno ordinato. E mi hanno ordinato questo lozione per il corpo del Fareway, praticamente. Questo è da 150 ml. Sapete che è super buono questo. Poi invece, per quanto mi riguarda, ho preso un sacchetto profumato alla vaniglia e tonka bean, che è rinchiuso qui dentro. Ora andiamo ad aprire. Che come profumo. Ok. E questo è un profumatore per gli armadi ed è fatto così. Apriamo, apriamo, così dopo lo vado a mettere anche nell'armadio.
Che profumo, ma si sente anche se non lo apro. Comunque, più lo apriamo è meglio, è così si sente di più. Io questi li metto nell'armadio dove ho i cassetti con i pomelli e li attacco là, insomma li appendo là, perché appunto hanno la stampillina. Guardate quanto è carino raffigurato con la vaniglia, cioè, o meglio, l'orchidea. Buona, 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 buona. Ok, poi ho preso due matite occhi della linea Glimmer Stick, di questo bellissimo blu. Mamma mia, è strabello. Vediamo. Bellissimo. Io adoro questa punta di blu. Questa è la numerazione Azur Blue, si chiama. E poi ho preso la nera, che può sempre servire, sempre della stessa linea. Ovviamente punta già rotta. Vabbè. Nera. E poi ho preso una per le labbra, che io questa già l'ho provata, mi è strapiaciuta e me la sono ripresa. La colorazione è Simply Spice. Io questa già l'ho utilizzata, mi è piaciuta e quindi ne ho approfittato e me la sono ripresa. Queste qui erano con l'offerta che prendendone due venivano... aspettate che ora lo faccio sapere. Allora, questa è la matita labbra. Ora vi faccio vedere il colore, che così la vado anche a mettere tra le mie matite per labbra. E questo è un bellissimo nude, bello bello bello. E queste sono le tre matitine che mi sono voluta prendere. Poi mi sono presa un portacampioncini per quanto riguarda i profumi, così li ho tutti belli belli sistemati, era carino e l'ho preso. È fatto in questo modo qui, bello bello bello, molto molto carino e tascabile. Si può mettere anche in borsa, così abbiamo i nostri profumi preferiti, insomma, sempre alla mano. E poi mi hanno mangiato di un po' di campioncini. Allora, abbiamo il Fairway Beyond, questo qua. Poi c'è questo che è Avon Attraction. Poi c'è Tomorrow Always, e questo ce l'ho. E poi in ultimo, anzi no, ce ne sono altri due, il Fairway, questo qua, che dovrebbe essere uno nuovo. E poi Today, Tomorrow Always, ho detto a letto, quindi questo è da uomo. Buono, 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 buono. E questo è quanto, ragazze. Questi sono stati, diciamo, e questo è quanto, ragazze, per quanto riguarda il mese di ottobre con Avon. Io vi lascio all'ultimo spezzone del video che vedrete a breve. Ciao. Allora, sono tornata con l'ultimo step per quanto riguarda questo video, per appunto gli acquisti. Allora, sono passata da Sephora perché avevo il 10% di sconto sulla carta e quindi ne ho approfittato e ho preso qualcosina.
perché appunto volevo provare e non volevo perdermi il 10% sostanzialmente, e quindi ho preso questo kit della Jisoo ed è formato da olio per capelli, maschera per capelli e profumo per capelli, e, ed è appunto un kit di mini size sostanzialmente, e diciamo che sono andata mirata su quello che volevo prendere, e soprattutto ho visto chi ce l'aveva, perché non tutti Sephora ce l'avevano. Comunque faccio vedere i prodotti. Questo è l'olio, che già l'ho utilizzato un paio di volte, come anche oggi. Devo dire che mi piace tanto. È un olio molto leggero, però si sente che li nutre, ma soprattutto li lascia molto molto lucidi. Poi vi faccio vedere queste altre due cose che non ho provato, in verità. E vediamo di aprire senza danni. Allora, questa è la maschera, che poi proverò con calma. E poi abbiamo il profumino, che è questo qua. Questo è da, vediamo, perché comunque è molto grande, però ovviamente io non vedo i grammi. Comunque ve lo scrivo, vedo meglio sull'applicazione e ve lo scrivo, insomma. Un bel po' di tempo fa che ci andai da Sephora da vicino, mi andai a sbocciare un po' di cipre, di ciprie di Huda Beauty, e ero un po' indecisa tra due colorazioni, e poi alla fine ho deciso di prendere questa qui, sempre in mini size ovviamente, e ho preso Banana Bread. Devo dire che è una colorazione molto molto che si avvicina al mio incarnato. Ero molto curiosa comunque di provarla, visto che tutti ne parlano bene, quindi ho voluto comunque provare la mini size per vedere come mi trovavo, poi nel caso in cui mi dovessi trovare bene, poi ci farò un pensierino. E questi sono stati i due campioni che hanno dato in negozio. Poi, giretto per quanto riguarda il centro commerciale, giro da Sonny Bono, che mio figlio si è comprato una camicia di questo colore, che devo dire è molto molto bella, soprattutto da vicino. E poi io sono passata da Kiko a vedere la nuova collezione natalizia. E ovviamente mi sono andata a sbocciare un po' di colori per quanto riguarda i rossetti liquidi, appunto, della nuova collezione, perché dice sì dupe di rossetti di Dior. Non so fino a che punto possano essere dei perfetti dupe, perché io comunque non ho quello di Dior, quindi, però questi mi sono piaciuti tantissimo. Ho visto tantissimi swatch sulle labbra, sulle mani, parlo su TikTok, insomma, e quindi alla fine mi sono decisa e ho preso due colorazioni, la numero 5 e la numero 6, che fortunatamente, questo è un consiglio che do, di guardarvi bene i prodotti che comprate prima di uscire dal negozio, perché io praticamente stavo prendendo dei colori sbagliati, perché appunto i tester non erano al loro posto, e quindi mi è venuta l'idea di andarmi a controllare il numeretto sotto, e infatti stavo prendendo altre colorazioni. Vabbè, comunque io qualche altra colorazione la vorrei prendere, vediamo un attimo poi più là. Per il momento ho preso queste perché sono quelle che secondo me, a parte la rossa, saranno quelle più gettonate. Allora, io ho preso la numero 5, che è questo colore qui, che ora vi faccio vedere. Il pack è molto diciamo semplice, la scatolina invece è molto carina.
Vi faccio vedere lo scovolino è fatto così e questo è il colore. Che se conoscete questa collezione, praticamente queste, una volta che si sono asciugate, andate a strofinare tra le labbra e dovrebbero fuoriuscire tanti glitterini. Io ho visto i glitterini che rilasciano queste colorazioni e mi sono piaciute, quindi la numero 06, sempre solito pack, ed è questo bellissimo nude. E questa è la colorazione. Aspettiamo che si asciugano e poi andiamo a vedere, strofinandole, i glitterini che usciranno. In più, loro in cassa mi hanno dato due campioncini che io sono rimasta un attimo perché erano decenni che loro non davano campioncini in negozio. E sono due campioncini di shampoo e balsamo. Eccoli qua. Troppo troppo curiosa di provarli. E infine, ovviamente sono passata da Primark. Sono passata anche da Primor perché volevo cercare di prendere il calendario dell'avvento di L'Oreal, ma non l'ho trovato. Speravo di trovarlo lì perché l'anno scorso lo trovai lì e non l'ho trovato. Poi vabbè, sono stata un po', ho fatto un po' un giro da Deichmann e perché sono alla ricerca di un paio di stivali bassi, alto di collo, cioè che mi arriva praticamente sotto al ginocchio, però basso di tacco. Non ho visto dei modelli che mi piacessero, infatti poi sono andata anche da Pittarusso, me ne sono provata uno, però non mi piaceva più di tanto, quindi alla fine ho lasciato perdere. E penso che qualche paio lo prenderò poi da su Shein, insomma, perché lì ne ho visti tanti che mi piacciono, quindi vedremo un attimo. Allora, per quanto riguarda invece da Primark, c'erano delle novità natalizie, tra cui queste, e io non potevo non prenderle, sinceramente, mi piacevano tantissimo e li voglio mettere sulla mia postazione, che è quella lì, per quanto riguarda il computer. Voglio un po' abbellire per il periodo di Natale, ma però io penso che questi li rimarrò sempre, perché comunque sono troppo troppo carini, poi sono rosa, e quindi diciamo che mi piaceva l'idea, insomma, di lasciarli comunque sulla postazione. Poi mi sono presa questa borsettina leopardata fatta in questo modo qui. I soldatini sono venuti 7 euro se non erro, da qualche parte l'ho letto in negozio, sì. E poi dicevo, la borsettina questa qua io l'avevo vista anche sul sito e speravo di trovarla finalmente perché le volte precedenti che ci sono stata non ce n'era manco l'ombra, questa volta invece l'ho trovata, questa è venuta a 11, troppo troppo carina e porta anche la tracollina, dentro è fatta in questo modo, vabbè, porta la tracollina, fatta un po' di metallo e un po' di stoffa e fatta così, insomma. Sarebbe stato più carino se avesse avuto anche qualche cerniera all'interno, ma non ce l'ha. Vabbè, comunque era troppo carina. E per quanto riguarda invece l'abbigliamento, ho trovato per 9 euro questo vestitino a manica lunga, fatto così, leopardato, e porta la manica lunga. Ed è questa trama fatta così, mi piaceva tantissimo. Vi faccio comunque vedere la foto di quando l'ho provato e per 9 euro, insomma, non me lo sono voluto far scappare. Mi piace molto come scende, poi magari ci potrei anche inserire qualche cintolina nera oppure dorata, insomma, giocare un po' con gli accessori. E mi piaceva tanto questo genere. E poi ho preso questo kit
Poi ho preso questo kit di reggiseni per lo sport e sono un kit da tre. Ho preso solo un tris per vedere anche come mi trovo, anche perché non c'erano tanti colori da poter scegliere di questi modelli qua, non mi piacevano. E quindi ho preso la L e sono questo tipo prugna col verde e con il bianco, che sono appunto quelli che io utilizzo per l'allenamento, dato che comunque quelli che ho li devo mettere un attimo da parte perché sono troppo grandi. Ed infine ho trovato finalmente il portachiavi che io già cercavo un po' di settimane fa di Hello Kitty, cioè è fatto così con la mia iniziale, venuto 4,50 euro e lo voglio mettere vicino alle chiavi di casa, mentre i reggiseni, quelli per lo sport, sono venuti 14 euro. Questo è quanto ragazze, questo è tutto il video per quanto riguarda gli acquisti del periodo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia fatto un po' di compagnia. Fatemi sapere cosa ne pensate di tutto ciò che avete visto. Intanto vi faccio vedere, insomma, vabbè, uno non si è manco asciugato totalmente. Comunque andiamo a strofinare per vedere i glitterini, anche se non si è completamente asciugato, però. A noi ci interessa vedere, insomma, come risultano poi sulle labbra. Belli, belli, belli. Cioè, guardate qui. No, vabbè, sono troppo belli. Comunque, detto ciò, io vi saluto, vi ringrazio. Se vi va, seguitemi sugli altri social, che trovate il link giù nell'info box, sia di Instagram che per quanto riguarda TikTok. Vi mando un grande bacio e noi, se volete, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!